Desktop minore di Spendlas uguale notification barra Spendlas semifinale ce la siamo meritata. Non ci fermiamo Gazzetta Tcherix link copia embed copiati potrebbero interessare anche questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto security warning please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. L'Italia è in semifinale a un mondiale per la quarta volta nella sua storia dopo il 2002 quando vinse e ancora nel 2006, 2014 e 2018. Ma quanta sofferenza c'è dietro quell'ultimo punto di Paola Egon, una delle eroine di questa partita che con oltre 35 punti ha trascinato una nazionale brutta sporca e cattiva, ma che non si è arresa anche quando il Giappone ha fatto di tutto per complicare la vita alla nazionale di Mazzanti che ha avuto il merito di sopportare i propri errori. Punto rispetto a 4 anni fa è una squadra ancora più giovane e ancora più futuribile. Quindi per questo il successo ha un valore ancora maggiore. In semifinale affronterà una fra Olanda e Cina dipende dal risultato con la Serbia domani alle 9.10 nel giorno del compleanno del suo allenatore, Davide Mazzanti. L'Italia ha per le mani una delle gare della vita. Dentro la semifinale ho l'oblio e l'incertezza del match di domani mattina contro la Serbia campione d'Europa. Ma l'Italia ha la testa giusta, sa che questa vuole essere solo una fermata nel suo viaggio del sogno mondiale. L'impianto di Casadera, a pochi chilometri da Nagoya, è una bolgia. Con i tubi color oro e il coro ritmato Nippon Nippon. Ma Egon e compagni non si fanno distrarre dalla loro missione, Yokohama. Lia Malinov, la palleggiatrice, distribuisce molto il gioco, chiamando in causa spesso le centrali e poco la sua schiacciatrice principe Egon. La tattica funziona e il Giappone non regge il ritmo azzurro. Cambio. Ma nel secondo set l'Italia alza il piede dall'acceleratore e si adegua al gioco delle nipponiche e la squadra azzurra va in confusione e va sotto 5-10. Le azzurre si contraggono, mentre il Giappone con Koga e Saraki fanno incendiare l'arena e i quasi 8.000 spettatori. Non è più l'Italia fluida del primo set a un ritmo più basso le padrone di casa ci sguazzano. Mentre le azzurre vanno a singhiozzo l'ultima impennata fino al 21-20 per il Giappone e poi subito due errori italiani che suonano come una condanna è l'1-1. L'effetto negativo continua fino al 3-1, poi l'Italia cambia marcia e innesta quella Egon che nel set firma addirittura 10 punti. Mentre a muro l'Italia tocca un sacco e permette di giocare molti più palloni. L'azzurro si rasserena e arriva anche il secondo set. Punto sofferenza. Ma la sofferenza azzurra non è finita, perché in questa Italia in altalena il Giappone vola via nel quarto set 16-10. Il set scappa via ed è tie break, dove l'Italia batte troppo facile e il Giappone ne approfitta. Sorpasso Italia sull'11-10 con un muro di danesi, dopo una bella battuta di Chirichella. Il muro si sila e illumina l'azzurro 13-11, dopo una battuta al fulmicotone di Egono.